Torno in aula e scopro che la minoranza si è allontanata perché riteneva insomma, non conforme la mia assenza. Allora io vorrei, questa conferenza stampa ha questo significato. Uno, rassicurare i cittadini che il sindaco c'è, è presente, è vivo e vegeto, lavora. Risponde così il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in merito a quanto accaduto ieri in consiglio comunale, quando dopo una sua assenza troppo prolungata, secondo le minoranze, alla ripresa dei lavori, dopo la pausa pranzo, i consiglieri di minoranza hanno appunto stigmatizzato il suo comportamento, mettendo la fascia tricolore ad una sedia vuota. Il consiglio comunale è un luogo istituzionale. Quindi le carnevalate non sono da farsi. Poi vedremo, ripeto, ne parlerò col Presidente del Consiglio, che è il responsabile del corretto andamento dei lavori e anche dei comportamenti. E quindi parleremo e vedremo come intervenire. Ma la fascia tricolore, che è un simbolo istituzionale della Repubblica Italiana, lasciato su una seggiola vuota, a simboleggiare l'assenza del sindaco, non è accettabile. Ghinelli ribatte: dovevo essere presente ad un'importante riunione che riguarda la presidenza di Cispel e poi c'era la riunione informale con il prefetto di Arezzo per la giostra del Saracino. La frase "il sindaco non c'è, non mi sta bene, me ne vado", va bene, è un modo per far politica, ve l'ho premesso. Che non condivido, avrei preferito che rimanessero in aula magari a infamarmi come tanto fanno comunque, ma a prendere posizione sulla Tari per spiegarci perché non la votano e a prendere posizioni su un intervento da 44 milioni di euro per capire perché non lo votano. Perché poi c'è anche da domandarsi, ma se ne vanno veramente perché il sindaco non c'era o perché non hanno avuto il coraggio di prenderla una decisione su questi due importantissimi provvedimenti? Insomma, non si dica che Ghinelli non lavora per la città. Sulle sue assenze degli ultimi mesi motiva così. Il fatto che in questo momento, per n motivi, io non possa essere presente e non lo sia stato nel recente passato, non toglie nulla al mio impegno personale. Certo, chi non mi vede si domanda, ma perché ne è venuto il sindaco? Ma io faccio in modo che la mia figura venga comunque sostituita o dal vice sindaco, e qualcuno ci ha fatto anche del puerile umorismo, o comunque da un assessore, cioè la figura istituzionale deve sempre essere presente. E lei mi domanderà, e la faccio io la domanda al posto suo, e perché lei non c'è? Beh, perché in questo momento, perché il sindaco oggi ha una famiglia molto più consistente dal punto di vista affettivo di quanto non avessi nei primi 5 anni, fermo insomma, la mia famiglia di provenienza. E dunque in alcune situazioni non posso essere presente, perché il sindaco è una figura sicuramente pubblica, e quindi come figura pubblica ha una privacy assolutamente ridotta all'osso, indubbiamente, non mi posso negare a questa qui, ma una privacy ce l'ha. Intanto il prossimo 6 di luglio un appuntamento importante per il primo cittadino di Arezzo, capire se andrà a processo o meno per la vicenda Coingas. Sì, personalmente non la vivo malissimo come qualcuno potrebbe pensare, nel senso che non è che ci penso tutti i minuti. Sì, quando ci penso, come si dice Arezzo, mi gira le scatole, però non è che vivo sull'onda di questo incombente giudizio, comunque presa di posizione della magistratura, nella quale, come ho già detto, continuo a dire, ho la massima fiducia. E anche se denegata ipotesi dovesse andare a processo, so cosa dire, perché so quello che ho fatto e quello che non ho fatto.